Il mio rapporto con la moda è molto positivo, perché poi in famiglia sia mia sorella che mia madre lavorano nel campo della moda, quindi ci piace veramente tantissimo. Sono una fashion victim però relativamente, perché mi piace molto mescolare vari stili anche a seconda di varie epoche, mi piace molto mescolare gli anni 40 con i 60, con gli 80, non ho un prototipo di linea che seguo. Quello che è il tuo tempo dedicato al beauty ogni giorno? Ogni giorno poco, cioè quando esco normalmente al mattino, tra capelli, trucco, quarto d'ora, dipende, poi ci sono le mattine in cui ho la flemma, però di solito è un quarto d'ora, 20 minuti per tutto. Quando invece devo uscire la sera, lì sono lenta, perché mi faccio una cosina, poi mi riposo, e là ci piego anche un'ora e mezzo per fare tutto. Cos'è che ti fa sentire veramente sexy a partire dall'abbigliamento, dal trucco? La scarpa, secondo me la scarpa. Come diceva qualcuno, la donna per essere sexy e bella deve avere un paio di scarpe e 5 gocce di Chanel. Ora non proprio così, però in realtà secondo me tutto dipende molto dalla scarpa. La sera, io ti parlo comunque di un vestito più elegante. E poi, insomma, a volte magari può essere sexy un jeans, a volte una scollatura bella, magari abbastanza profonda, a volte una gonna corta. L'importante è che non ci sia tutto insieme, perché sennò fa un po' circo. Città che cambia, perché vedo la città più frenetica, ci sono più traffico, si incasina di più, vengono organizzate più magari aperitivi, non lo so, feste. My collection this season is very rock and roll. You can feel the vibe, you can feel the hype. Rock and roll, why it's rock and roll? Actually, because I use all the attributes of the rock and roll, especially the skull is an icon for the collection of Philip Lyne. Since the very beginning I used the skull, which is for me the symbol of rock and roll. Rock and roll stands for breaking the rules, be free to do what you want to do. Even maybe it's not a direction of music, it's a lifestyle. And it's very rock. There's only one destination for me in Europe, which is Milan. And Milan for me is the place to be when you want to be in fashion. Vado su un genere piuttosto elegante, però comunque riesco a mettere qualsiasi cosa, poi dipende dalle occasioni. Oggi per esempio sono vestito in maniera abbastanza elegante perché avevo una serie di appuntamenti che richiedevano questo tipo di abbigliamento e quindi mi sono vestito così. Sono appassionata di moda da sempre e quindi per me è una settimana gioiosa, festosa, insomma io normalmente sono sempre in casa, però durante la settimana della moda sono sempre in giro, vedo tutto, insomma, mi ispiro e mi diverto. Allora, la vivo in modo molto rock and roll, perché in qualche modo quella è la mia prerogativa, e mi diverto un sacco, adoro la moda e soprattutto mi piace mettere insieme delle cose che apparentemente non hanno nessun senso, ma che insieme invece in qualche modo viene fuori un risultato. E poi ho la fortuna di lavorare con uno stylist che corrisponde al nome di Antonio Frana, che per me è il più bravo in Italia, e quindi per me è meraviglioso seguire il suo gusto e mettere le cose sempre con un senso di eleganza insieme al rock and roll. Walking up,